Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, questo è un video che sto facendo su richiesta perché voi mi avete fatto un sacco di domande circa la mia nuova storia e quindi cercherò di rispondere a tutte le vostre domande. La prima domanda che mi è stata fatta è: perché ti vai a scegliere sempre gli uomini che stanno lontani? Giustamente, questa è una domanda più che lecita perché giustamente il mio ragazzo precedente era lontano, mi sono andata a scegliere, adesso sto con un altro ragazzo che lo stesso è lontano. Perché? In realtà non c'è un perché, cioè non è che io ho qualcosa contro l'Abruzzo, assolutamente. Semplicemente, ragazzi, è una cosa che è capitata, perché l'amore non conosce confini e quindi è un qualcosa che è capitato. Il ragazzo che frequento ora poteva anche trovarsi a Chieti, ma io l'avrei accettato. Quindi non è una questione dire tu ti vai a cercare sempre quelle situazioni di lontananza, assolutamente no. E ti vai a scegliere uomini che sono molto più grandi di te, anche qui ragazzi è capitato, cioè premetto che io sinceramente parlando, io il concetto di una coppia concepisco così, cioè che la donna deve essere sempre un po' più piccola rispetto all'uomo. Premesso questo, io mi vado a scegliere sempre ragazzi che bene o male possono avere 2-3 anni. Se mi è capitato, cioè l'amore non ha età, penso. Cioè, mi sono innamorata di questo mezzo. Poteva anche essere un po' più piccolo. Però, mio ragazzo ne ha 43. Come siete conosciuti? Questa cosa l'avevo accennata, diciamo, già nel video precedente dove ero insieme a lui, in cui ve l'ho presentato. Anzi, qualcuno è stato pure così gentile da dire, eppure più simpatico dell'altro, quindi grazie. Veramente tante grazie, veramente, perché è stato, cioè non lo so, per me è stata un'emozione fare un video insieme a lui, devo dirvi la verità. Però non mi aspettavo tutte queste attenzioni da parte vostra. È stato veramente assurdo. In senso buono, ovviamente, però. Dunque, tornando, vabbè, al discorso, praticamente è successo che dopo che mi sono lasciata con quell'altro, io mi sono iscritta in un sito di incontri. Non voglio passare assolutamente per una che dice: ah, ho finito con una storia e ne voglio iniziare subito un'altra. Assolutamente no. Soltanto che sono successe delle cose che non mi va di dire pubblicamente che mi hanno portato ad agire in una certa maniera. Quindi mi hanno portato a dire: ma che me ne frega a me, non fa niente se mi sono appena lasciata, mi iscrivo a questo sito di incontri. Però non immaginavo di trovare appunto l'amore, cioè mi ci sono iscritta così. Questo ragazzo mi ha contattata in privato, io però non gli rispondevo. Dopo un po' gli ho risposto, ci siamo scambiati il numero di telefono, abbiamo cominciato a sentirci. Poi lui mi voleva conoscere, io ho accettato, ci siamo incontrati a Chieti, da cosa nasce cosa, e adesso siamo fidanzati. Adesso, visto che appunto siamo lo stesso in argomento, vorrei rispondere a quelle persone che dicono: ah, ma tu sei uscita da una storia a distanza per averne un'altra a distanza, forse dovevi aspettare e cose così. Io quello che mi sento di dire in questo video che dipende anche da come finisce un rapporto. Perché se un rapporto c'era vero amore, e magari delle persone si rendono conto di non provare più sentimenti, è un conto. Ma se invece tu ti rendi conto di essere stata presa in giro, la situazione è ben diversa. Quindi per me è come se in realtà, infatti io l'ho detto al mio attuale compagno, ho detto: guarda, io ti voglio considerare come il mio primo è unico amore, cioè come se la storia precedente io non l'avessi vissuta. Mo non mi va di entrare nei particolari, perché no, questa è soltanto una parentesi che ho voluto aprire per
per dirvi appunto come stanno le cose, perché qualcuno magari non lo sa, ma è anche giusto che sia così. Quello che posso dire è che con questo nuovo ragazzo ho ritrovato veramente la felicità, il sorriso, ho praticamente ritrovato la gioia di vivere. Io spero che faremo altri video insieme, perché per me è stata appunto, per me è stato un onore, cioè l'altro giorno aver fatto quel video insieme a lui, veramente un onore, quindi spero di continuare appunto a fare video insieme a lui, altri, su altri argomenti ovviamente. Io me lo auguro veramente perché... Non so, cioè per me è stato bellissimo. È anche emozionante perché comunque non mi aspettavo, cioè che lui ci stava a questa cosa. Perché non è da tutti accettare appunto di apparire nei video, perché magari le persone si possono vergognare, magari ci sta chi non gli piace. Cioè, per esempio, voi non vedete mai la mia famiglia, ma non perché io non ho una famiglia, semplicemente perché loro non vogliono assolutamente apparire nei miei video, però ci sono, ci sono. Quindi non mi aspettavo appunto che anche, cioè, che questo ragazzo appunto accettasse una cosa del genere. Poi spero comunque di riuscire a fare altri video insieme a lui, magari più in là. Più in là. Per questo video è tutto, ragazzi. Se il video vi è piaciuto, mettete un pollice in su, iscrivetevi al canale e se avete qualche altra domanda, qualunque cosa, la potete scrivere qui sotto nei commenti e poi farò un altro video. Ciao, ragazzi.